Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Resto del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells. Non so a quale gruppo appartenete. Siete fra quelli che dopo Ferragosto iniziano a fare già il conto alla rovescia di quanti giorni mancano a Natale? O fra quelli che appena vedono comparire i primi panettoni al supermercato entrano in modalità Grinch? Qualunque sia il vostro caso, è innegabile che nessuno colga meglio di tutti il senso di attesa e magia tipici di questo periodo dei bambini. Ed è a loro che è dedicata questa puntata dei nostri podcast natalizi. A cosa fare assieme durante queste feste? A che regali cercare? Partendo dal fatto che il regalo migliore resta sicuramente quello di passare del tempo con loro, senza lanciarsi e lanciarli da auto in corsa, vestirli con una mano mentre nell'altra si risponde al capo, o ingaggiare sfide di wrestling mentre li si insegue con l'aerosol. È Natale, rallentiamo. Guardiamoci un cartone, un musical. Ormai sulle piattaforme si trova di tutto, da Mary Poppins al nuovo Pinocchio di Guillermo del Toro. Poco di zucchero, la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un po'. Torniamo allora un po' indietro. A voi, cosa viene in mente quando pensate al vostro Natale da bambini? A me le gite al Parco Cavaglioni con mio padre. Andavamo a cercare del muschio per fare il presepe dentro il camino. Ognuno ha il suo ricordo, il suo profumo, il suo gioco legato a questa festa. Ma è vero che il presepe, che ci si creda o no, resta per i bambini uno spettacolo potente, soprattutto se meccanico o di grandi dimensioni. Un po' come quello di Via Azzurra, avete presente? Al numero 10, ormai da anni, c'è quello allestito nel giardino di una casa. Quella del dottor Chimenti, pneumologo in pensione, che trasforma una via trafficata in una piccola meta di pellegrinaggio. Anche in centro ovviamente ce ne sono di storici, come i tanti presepi nel loggione di San Giovanni in Monte o l'antichissima adorazione dei magi in legno dentro Santo Stefano. A proposito, la fiera di Santa Lucia, seppur un po' trasformatasi negli anni, resta al posto giusto per cercare le statuine. Ma ci sono tanti piccoli tesori nascosti in chiese e sale pubbliche di quartiere, come quella di Piazza Capitini 6 alla Barca. Il concorso del Carlino Vota il tuo presepe di questi ultimi anni ci ha fatto scoprire piccole e grandi realtà che allestiscono un'attività con passione e dedizione. Oppure ci sono piccoli borghi della nostra provincia che diventano presepi a cielo aperto, come Montacuto delle Alpi, delizioso paese ai piedi del Corno alle Scale, suggestivo tutto l'anno, ma che durante le feste si accende di atmosfera natalizia. Lo stesso vale per Vidiciatico, con il piccolo villaggio di Babbo Natale e la programmazione per tutta la famiglia al cinema Pergola. Tutta questa nostra montagna, che potremmo chiamare di casa, è perfetta per gite con bambini, anche in giornata. Quando c'è la neve, infatti, fino all'Epifania e oltre, vengono organizzate ciaspolate anche per i più piccoli. Ma la vera tendenza delle famiglie dinamiche è sicuramente quella del pattinaggio sul ghiaccio. Le piste stanno spuntando come funghi in città e provincia. Se non sarà proprio come stare a Bryant Park, almeno si sfreccia a chilometro zero. Ad esempio nella nuova piazza Lucio Dalla, alla Bolognina, all'interno di Dimondi Winter, o a San Lazzaro, nella centrale piazza Bracci, sempre su ghiaccio sintetico, un po' più amico dell'ambiente. Se non siete così attivi, invece, bisognerebbe comunque ricordarsi che viviamo in una città con bellissimi musei. Una mostra appena inaugurata e molto particolare è quella di Palazzo Poggi, in via Zamboni, l'altro Rinascimento, alla scoperta di Mirabilia, cimeli del naturalista Ulisse Aldrovandi. Fra animali e reperti che arrivarono dal Nuovo Mondo, nel Cinquecento almeno era quello il Nuovo Mondo, si attraversano vere stanze delle meraviglie. Un'altra chicca c'è a Villanova di Castenaso, al Museo della Civiltà Villanoviana, si può visitare Balocchi al Museo, giochi e giocattoli della collezione Pasquini-Zanella. Un'immersione questa in giochi da tavolo di una volta, giochi di latta, cavallini a dondolo e tanto altro. Ma, visto che stiamo parlando di bambini, non mi sono dimenticata dei regali, però ho chiesto consigli a chi è decisamente esperto.
In tema di libri ci dà qualche suggerimento Silvana Sola, della libreria per ragazzi Giannino Stoppani. Comincio con un libro che in realtà può essere proposto anche dai 3 anni, è una casa editrice bolognese che si chiama Kira Kira, una piccola casa editrice che ha come caratteristica quella di stampare libri giapponesi o con illustratori giapponesi, per cui ha uno sguardo abbastanza particolare. Il libro si chiama L'aiutante di Babbo Natale ed è Yukiko Tanemura, ed è un libro in cui questo bambino ha questo desiderio profondo di essere Babbo Natale, cioè di poter diventare come lui. Poi ad un certo punto succede qualcosa che lo mette in relazione con Babbo Natale e lo porterà a fare cose, diciamo, speciali. Non possiamo aggiungere altro, perché il piacere sarà quello di sfogliare, scoprire, avere un adulto lettore che narra la storia e da soli guardarsi le figure. Bello. Sempre un albo illustrato recentissimo, fatto ad opera dei Sun Brothers, due fratelli autori illustratori che arrivano dal mondo anglosassone allargato, e si chiamano, il libro si chiama Lizzy e la nuvola. È un albo illustrato, ma è un albo illustrato che può essere, come tanti albi illustrati oggi, vanno nella direzione di avere come riferimento anche bambini più grandi. E in questo caso la storia è la storia di Lizzy, che a un certo punto possederà una nuvola, e nel momento in cui le viene regalata la nuvola, le viene anche dato una sorta di vademecum che dice che della nuvola si deve occupare, si deve prendere cura. E lei si prenderà cura di questa nuvola, si prenderà cura appassionatamente, fino ad un momento in cui la nuvola si dimostra essere nuvola. E allora cambiano le situazioni, cambia la relazione, cambia anche il rapporto con questa nuvola. Una palette di colori molto, molto tenui, molto, molto delicati, che racconta di fatto una storia che in qualche modo ci porta l'idea di quando dobbiamo abbandonare qualcosa per crescere. Che bello, bellissimo. E poi andrei verso gli adolescenti, sì, con un libro scritto benissimo da Francesca Bonassini, si chiama La strada, si chiama il libro, è in catalogo per l'editore Romano Sinnos, racconta la storia di una vita di quartiere, racconta una storia di relazioni, e racconta una storia di sport, insieme appunto l'idea di costruire queste micro comunità in cui lo sport è un collante, ma assieme immaginano molte altre cose, per cui c'è una situazione che in qualche modo possiamo collocare geograficamente e temporalmente alla fine degli anni 70, ma dentro invece c'è proprio anche, si muove fortemente l'immaginario. È un libro in brossura, di quelli che possono stare in tasca davvero, per cui è un tascabile con una storia per niente esile. Bello. E se mi potessi permettere, aggiungerei una cosa. Allora, oggi è il compleanno di Quentin Blake, uno dei più grandi illustratori, autori inglesi, che in qualche modo è dentro la storia dell'illustrazione del mondo, e una figura assolutamente straordinaria, che ha fatto scuola, che è un punto di riferimento, che è stato l'illustratore dei libri di Roald Dahl e di Bianca Pizzorno, ed è uscito questo libro che si chiama Non crescere mai, in catalogo per Salani, è un modo per festeggiare il compleanno di Quentin Blake, ma anche il non compleanno in altri momenti, e poi invece appunto per scoprire un autore che è capace di uscire dallo stereotipo, di andare nella direzione appunto di libri che sono fortemente inclusivi ma mai prescrittivi.
per cui è un bel libro per Natale e per qualsiasi altro momento dell'anno. Per i giocattoli invece ho chiesto qualche dritta ad Angela Bazzini dello storico negozio Pesaro in via Marsala da oltre 100 anni. Noi stiamo vendendo benissimo già da un po' di tempo, ma adesso ha preso molto piede la linea della Montessori. Sono giochi in scatola o fatti sia puzzle che, non so, semplicemente anche il teatrino da costruire incartonato, la casa della bambola da costruire, oppure per i più grandi c'è il puzzle da fare con a tema, non so, safari, e poi dopo ci sono da ricercare tutti gli animali e si va a tempo oppure a sentimento, insomma sono cancellabili. E poi ci sono le torce dentro UV che fanno vedere anche animali che non si vedono ad occhio nudo. Questo è un esempio e piace sempre tanto perché è un due in uno, ad esempio, no? Quindi fa il bimbo il puzzle o insieme o a qualcuno o da solo, e poi o da solo cerca tutti gli animali o in compagnia, appunto, fino a quattro, per dire, possono fare chi ne trova di più. Ma la linea della Montessori la vedo da quando l'abbiamo popola, perché piace tanto ai genitori, ma piace anche molto ai bambini. E le dico, non piace ai bambini semplicemente perché è della Montessori, piace perché chi sta con loro, quindi i genitori o adulti che stanno con loro, si mettono, perdono del loro tempo per giocarci, quindi è sempre apprezzato molto dai bambini il tempo che si usa con loro. E questa potrebbe essere una fascia per i bimbi più piccoli. E il prezzo, diciamo, medio va sui 15-20 euro come scatola, dipende dalla scatola, quindi è accessibilissimo un po' a tutte le tasche. E poi potrebbero esserci per questi bambini qui i vari giochi del momento. Per esempio Brivido è un gioco di qualche anno fa, è tornato fuori, un gioco in scatola, sta piacendo molto, è un gioco divertentissimo, io non conoscevo perché non ci avevo mai giocato, ma ce lo stanno chiedendo in continuazione, Brivido, Brivido, Brivido. C'è un altro gioco che va molto sia per i piccoli che per i grandi, è ormai qualche anno che ha preso anche questo personaggio molto piede, che è Harry Potter. Di Harry Potter vendiamo sia gli abiti, quindi fanno i maghetti, anche le femmine, e le bacchette magiche, tutto questo, più ci sono i puzzle 3D, i puzzle, i giochi di società, i Cluedo, hanno fatto tutto con Harry Potter. Quindi è un giochino che prende un po' tutte le fasce, a partire, quelle di società, a partire dai 6-7 anni in su, e anche femmine. Quindi Harry Potter sta proprio spopolando. Poi un altro giochino per l'età grande potrebbe essere il gioco che è uscito quest'anno, che è di è nostro, di Bologna, che è il Risico di Bologna. Si chiama Il Signore dei Tortelli. È un 10 più, per dire, però cioè, i bambini magari si giocano con i genitori, ci sono tutti i comuni di Bologna limitrofi segnalati nelle varie cartine. È stupendo secondo me, perché Bologna sta chiudendo un po' col turismo e un po' perché dicono che sia una città dove si sta bene, sta chiudendo una fama internazionale con tutte le qualità che abbiamo, la piscina, i portici. Grazie per averci ascoltati, continuate a seguire Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.